giorni scorsi qui c'era un forte sole, come si prevederà andando avanti, e quindi era impossibile lasciare le persone in auto, in pratica, anche se gli avremmo passato l'acqua, ma il caldo è tanto. Allora il Comune di Fano ha fatto una richiesta alla Protezione Civile della Regione Marche, qui con me c'è Marco Cerioni, che stamattina puntualmente alle 9 era qui con i volontari, sia nostri volontari della provincia, per il montaggio di questo tendone. Questo tendone serve solo per ripararsi dal sole. La trafila è sempre quella, le persone faranno la fila in macchina e dopo dalla macchina, quando saranno fermi, si porteranno sotto il tendone che è arieggiato. Da lì, quando si sposteranno, saliranno in macchina e avanzeranno di 5 in 5. È stato aperto anche sopra, quindi come vedi stamattina non c'è una gran fila, perché fra sopra e sotto si riesce a smaltire molto 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 bene. Per il montaggio sono serviti 10 volontari, come dicevo, provenienti da tutta la provincia, e 3 funzionari in pratica d'operai della regione. Ci è voluto circa 3 ore per montarlo e resterà su fino a settembre.